Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, comune della Provenza francese. La basilica gotica di Santa Maria Maddalena dove, secondo la tradizione provenzale, riposano i resti della donna peccatrice del Vangelo, Maria Maddalena, che profumò i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi lunghi capelli. Il priore dei frati predicatori domenicani a cui è affidata la basilica. La basilica racconta la storia della Maddalena. Qui è il pulpito, la Maddalena del Vangelo. E si riconosce la Maddalena qui con i suoi lunghi capelli. E come la definisce il Vangelo? Sapete? Lo sapete? Il Vangelo dice che la Maddalena era una prostituta, una peccatrice. Peccatrice, ma peccatrice. Tutti siamo peccatrici. Esatto, tutti siamo peccatrici. È stata la conversione della Maddalena ai piedi di Cristo. La conversione non consiste in cortare i suoi capelli, che sono tanto belli, non consiste in amagrarsi, non consiste in convertere il suo amore verso Cristo. Asciuga i piedi di Cristo con i suoi capelli e ha versato un profumo sopra i piedi di Cristo. Ho letto un sermone del XVII secolo, che descriveva la scena così. La Maddalena vuole prendere i piedi di Cristo affinché non vada via. Lo vuole guardare per lei stessa. Come le dice il Cantico dei Cantici nella Bibbia, ho preso il mio amore e non lo vuol lasciare andare. Ire, il latino ire, parla. Ire. Ire, il latino è più facile. Non lo vuol lasciare ire. Anche dice il sermone che la Maddalena fa catene a Cristo, ma non catene al Cristo, ma non catene di metallo freddo e duro, ma catene con i suoi capelli, catene che sono capelli di donna, sono le catene dell'amore. Maria di Magdala, conosciuto Gesù, si mise al suo seguito e dopo la sua morte lasciò la Palestina giungendo, attraverso il Mediterraneo, in Costa Azzurra, a Sainte-Marie-la-Mer. Visse in preghiera da eremita sul monte Saint-Baume,
restando legata al maestro che le aveva cambiato la vita, nell'attesa di poterlo raggiungere per toccarlo, cosa che non aveva potuto fare quando lei, prima tra tutti, lo aveva visto dal risorto e lo aveva chiamato Rabbuni, maestro. Le reliquie di Santa Maria Maddalena riposano sotto la Basilica Domenicana, probabilmente una catacomba in cui i cristiani si riunivano prima che Costantino concedesse all'impero romano la libertà di culto. Io penso che la venuta della Maddalena in Provenza non è solo una leggenda, è anche una tradizione locale che faceva autorità e che si può provare. Per esempio, qui abbiamo un luogo che si è sviluppato al tempo della legalizzazione del cristianesimo nell'impero. Significa che il culto già esisteva prima della legalizzazione, ma clandestino. E il santuario clandestino ha lasciato poche tracce. Ha lasciato poche tracce, e solo i muri della qui. Perché non è tradizione ma è storia? Quali sono i documenti storici che... I documenti storici che noi parliamo del culto della Maddalena al IV-V secolo, che è una opera di un monaco di Marsiglia che si chiamava Jean Cassien, Giovanni Cassiano. Cassiano, sì, monaco. Sì, monaco. E il primo che noi parla del culto della Maddalena alla Sainte Baume. Sono le prime tracce storiche al IV-V secolo. E anche se deve dire che non c'è nessun altro luogo nel bacino mediterraneo che rivendica la presenza della Maddalena. Significa che la tradizione di Provenza faceva autorità e non è stata contestata per altri luoghi. È interessante. E quindi ciò significa che la Maddalena sarebbe venuta ad abitare sì, qui? La tradizione dice che la Maddalena è stata cacciata dalla Palestina per la persecuzione di Agrippa, che conosciamo per il libro degli Atti degli Apostoli. Era una persona ricca, una aristocrata, e aveva l'argento per venire qui. E si è venuto a Gallia e arrivata a Marsiglia, che era il gran porto del Mediterraneo della Gallia, e qui siamo sopra la Via Aurelia, che è una delle grandi vie dell'impero romano, che passa a Marsiglia e a San Maxima. Poi è un po' la tradizione è coerente, non è totalmente immaginaria con fatti un poco straordinari. È la parte di storia della... Ma sarebbe venuta da sola o con qualche seguace di Gesù? No, se dice la tradizione provenzale è stata un poco amplificata e si dice che è venuta con la Marta, con il Lazzaro, con le tante di Gesù, però è leggenda. Okay.
leggenda, perché si dice che la nave non aveva nessun velle, che la nave è venuta miracolosamente a Gallia, è leggenda. Ma lo che non è, che può non essere leggenda, è la tradizione della Maddalena che arriva a Marsiglia da sola e che muore a San Maximo. Che nel VIII secolo si doveva enterrare, minacciavano le coste della Provenza. Però si sapeva che era il luogo del culto della Maddalena, e il conte di Provenza nel XIII secolo ha deciso di scavare per ritrovare il santuario e restaurare il culto della Maddalena. Ah, perché si sapeva che qui era sepolto. Sì, sì. Hanno trovato il luogo così. Sì, sì. E le reliquie della Maddalena nei sarcofago. Sì. In questo sarcofago. Sì. Che sono state ritrovate in 1279, quando si scavavano per ritrovare il santuario.